è un momento difficile, è un momento nel quale dobbiamo assolutamente tutti non perdere la lucidità, ancorarci a quei valori dello sport, a quei valori della terramanità che ci devono consentire assolutamente di uscire dal momento difficile in cui ci troviamo, e nessuno si deve tirare indietro. Ecco perché è importante la presenza di tutti oggi qui in Piazza Martiri. Lavoriamo assolutamente perché si continui a lottare ovviamente per la conservazione della categoria della Serie C, ma contestualmente come sindaco ho il dovere anche di mettere in atto tutti gli strumenti che mi consentono di dare un futuro, un seguito al calcio teramano, e questo senza dubbio lo farò. Ecco, a proposito di futuro, come se ne esce? Perché insomma la via che arriva alla Serie C sembra ogni giorno sempre più stretta. Ma dobbiamo essere da un lato fiduciosi e battaglieri, dall'altro realisti e oggettivi, nel senso che la situazione è complessa, abbiamo ancora un margine di azione sotto l'aspetto del diritto sportivo, da qui al 18 presumibilmente, e quindi dobbiamo lavorare sfruttando tutte le possibilità che abbiamo perché ci venga riconosciuto quello che sul campo abbiamo guadagnato. È difficile, però adesso dobbiamo concentrare tutte le energie in questa direzione. Nello stesso tempo però bisogna essere sinceri, realisti, onesti, e io come sindaco ho il dovere anche di valutare tutte le altre strade che mi consentano, oggi più che mai, perché oggi si parla di calcio teramano, di garantire e consentire comunque un futuro al calcio teramano. Ecco, la tifoseria ha detto insomma di acquisire titoli sportivi altrove non se ne parla, è una strada percorribile? Ma i tempi sono molto stretti, se non sono già superati. Non è l'unica strada, ovviamente per dare continuità, esistono anche altri strumenti che tante altre città hanno adottato in situazioni di crisi e di difficoltà. Io adesso vorrei che però tutti continuassimo a lavorare per il raggiungimento di un obiettivo per il quale ci si sta spendendo tanto. Parallelamente però studiamo e analizziamo con lucidità tutte le altre possibilità che abbiamo per garantire comunque il futuro del calcio teramano.